Io sono molto emozionata perché è la prima volta che intervisto Pietro Pignatelli. Ciao, Ciao come va? Pietro, io bene, tu? Non posso dire lo stesso. In Va bene, niente. preparazione per la pomeridiana, un po' malatuccio. Un po' malatino, vabbè, Ma ma si va in scena lo si va in stesso. scena lo stesso. Questo è il bello, stavo riflettendo proprio prima con Marco, con un collega, che vedi, gioia e dolore di questo mestiere, che c'è quel momento in cui il pubblico ti riscalda con il suo applauso, fa sentire la Certo. sua presenza, e poi sono questi momenti in camerino dove ti guardi allo specchio e dici no, che oggi stai con mal di gola, anche oggi stai male, però poi dici va bene così, va bene lo stesso, Allora, che oggi c'è da grande fare. ritorno per il capitano Uncino. Eh sì, bel ritorno. Com'è stato questo ritorno? Ah, per me è fantastico, ed è capitato proprio in un momento bello, in un momento di ripresa mio. Quindi sono molto contento, anche perché è un personaggio a cui sono molto affezionato, sono molto legato, è È un un personaggio personaggio che mi diverte meraviglioso. tanto. Confesso che è il mio preferito, Ah, sì. cioè veramente. Trovo che abbia delle caratteristiche pazzesche e che tu lo faccia veramente alla Io perfezione. ti ringrazio, ma perché mi diverto tanto? Secondo me il segreto è proprio quello, fare le cose con Eh divertimento. sì. E me ne accorgo anche con le risposte del pubblico. Certo. Quest'anno abbiamo una novità, che c'è un nuovo Spugna, che è Mimmo Chianese, Sì. col quale abbiamo trovato anche delle chiavi nuove, dei Un dialoghi feeling diversi, sì, un nuovo. nuovo feeling. E anche scena lì non mi capita di, non evidentemente, ma di ridere sotto i miei baffi anche in scena, perché ci sono delle cose veramente molto buffe. Beh, ma è normale che Poi è scappi bello da ridere. che Spugna e Uncino, è sempre così, anche con Jacopo era, riportano i loro vissuti, i loro personaggi anche fuori dalla scena. Quindi Eh sì, io e te lui siamo li porti Uncino e addosso. Spugna anche quando si chiude il È un sipario. nuovo Peter Pan anche. Ovviamente il nuovo Peter Pan, nuovo per me, per Nuovo una per vita te, già fatto, certo. con Maurizio Colombi che faceva Uncino. Sì, è un nuovo Peter Pan ed è in gambissima, molto forte, ed è uno di quei performer che non si risparmiano in scena. Per me questo è una cosa fondamentale, non risparmiarsi, dare sempre il massimo, anche quando ci sono due doppie di seguito. Eh Però va beh, bene così. qual è il segreto di questo spettacolo? Ma è uno spettacolo che parla a tutti, parla ai grandi, ai piccoli, e questo è il segreto, che tutti possono trovare una chiave di lettura adatta a se Loro. stessi. E gli adulti hanno la possibilità veramente di, forse di cogliere delle sfumature che ai bambini magari non arrivano, e i bambini riescono a cogliere invece delle cose che gli adulti dicono, ma davvero? Quindi poi alla fine dello spettacolo c'è sempre un confronto adulti-bambini su tante cose viste Ma e qualche bambino si spaventa a vedere Uncino? sentite. Inizialmente si spaventa, c'è sempre una reazione di questo tipo, e poi posso toccare l'Uncino? Posso sapere se sotto c'è veramente la mano? Ma come mai ti metti quegli scarponi? Meraviglioso. Quindi c'è questa paura, però la paura incuriosisce, no? Certo. Perché con la paura, ed è giustissimo che ci sia paura, però quella paura poi spinge il bambino a capire se è il caso di avere veramente paura di un personaggio come Uncino o Poi il cattivo ha sempre un no. fascino Ah sì, adoro. Quando mi particolare. invitano proprio a fare personaggi cattivi io godo. Tu godi. Anche perché secondo me c'è la possibilità in scena, Di quasi fare di in più maniera per un catartica, attore, certo. di tirar fuori la tua parte nera, no? La metti in scena e la sfoghi, in modo che quando poi sei fuori dal camerino, scusa, fuori dal teatro, puoi viverti la tua parte Ecco, buona sei felicemente, o libero. sfogato almeno, no? Dunque, grande successo a Roma, adesso a Milano Sì. per tutto il periodo. Il Brancaccio è stato straordinario, una bellissima pedana di lancio quest'anno, perché addirittura ci hanno chiesto di tornare. Ma Abbiamo pensa. sempre avuto il sold out e c'è questa possibilità di un ritorno addirittura di altre 2 settimane. Quindi ti Bello. lascio immaginare il successo che ha avuto questo spettacolo. Insomma, tutte le feste di Natale qui a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, invita il pubblico. Fino all'8 gennaio al Teatro degli Arcimboldi, noi vi aspettiamo. Vi aspetta Wendy, vi aspetta Peter Pan, ma vi aspetta soprattutto il Capitano Noi. Uncino. Grazie Pietro, Grazie a voi. ciao. Ciao.